Grazie, buongiorno. Abbiamo aperto la giornata questa mattina alle 9 intitolando un giardino a Scuola Repubblica di Santa Maria delle Mole a Norma Cossetto, che probabilmente voi ragazzi e ragazze avete avuto modo di leggere, di studiare, di fare un approfondimento che comunque è sempre gradito anche per gli adulti continuare a interessarsi e a scoprire, ad approfondire tutto quello che è successo in quei brutti anni del dopoguerra, un dopoguerra che era già molto, diciamo, catastroficamente subito tutto il male e il malessere che poteva portare alle città, che poteva portare ai nostri territori, alle nostre famiglie. Eppure, ciò nonostante, siamo stati nella condizione di continuare come esseri umani ad essere delle bestie e non degli esseri umani, perché abbiamo continuato a farci del male. E questa è la cosa più brutta e più significativa che ancora purtroppo dobbiamo sopportare e dobbiamo soffrire di quanto sta accadendo nel nostro mondo. E questo a me personalmente lascia senza parole. Non avrei mai pensato, non mi sarei mai aspettato che da un anno a questa parte, quindi nel 2022, si potesse ancora pensare di risolvere dei propri problemi o delle proprie idee o portare avanti delle proprie idee con una guerra, con una cattiveria, con la distruzione di territori e soprattutto con uccidere altre persone. Questo è veramente brutto, non ci bastano le catastrofi naturali alle quali stiamo assistendo. Parliamo, perlomeno da quanto sentiamo, circa 20.000 persone che muoiono tutto il terremoto. Quindi quello è un evento naturale, è un evento distruttivo, è un evento che l'uomo tanti anni fa non ha potuto pensare e calcolare, quindi non sono state sicuramente costruite degli edifici antisismici. Però è pur vero che è un disastro enorme che viene dal sottosuolo, viene dalla terra. A questo noi ci aggiungiamo invece il disastro umano, come se la vita non ci avesse mai insegnato nulla. Quindi per quello che avete studiato e lo state facendo, le guerre, le ultime, la prima e la seconda guerra mondiale, e da quello che si studiava si pensava che erano delle cose che uno può leggere, studia, fa un approfondimento, mai si pensa che potesse ancora succedere, invece no. Quindi il mio appello è nei vostri confronti, di ciascuno di voi, perché la vostra vita sia piena di impegni, sia piena anche di idee vostre da portare al cospetto di chi che sia, perché la vostra sana idea è quello che pensate, qualunque essa sia, e che possa essere trasmessa, pubblicizzata da ciascuno di voi nel migliore dei modi, ma in maniera sempre democratica. Non pensate mai, e non mai deve essere nei vostri pensieri, nella vostra mente, che per poter spiegare quello che voi avete dentro, per poter illustrare qual è la vostra idea, serva l'aggressività, serva la cattiveria. Perché pensare di poterlo fare, quindi pensare che la vostra idea deve essere quella giusta a prescindere e per farlo devo uccidere altri che non la pensano come me, avete perso, abbiamo perso e stiamo continuando a perdere. Io spero e mi auguro che le vostre generazioni e quelle a venire abbiano a cuore questo sentimento, perché altrimenti siamo veramente finiti. Stiamo vivendo in un mondo di bestie, non di umani. Questo non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile, come in questa giornata. La mia attività personale naturalmente non è quella di politico, perché non si nasce nella politica, si nasce nelle proprie attività, nelle proprie famiglie, nei propri studi, tutto quello che ognuno di noi ha praticato. La mia attività personale è quella con gli animali, cani e gatti. E qui a Marino ho una struttura sanitaria per cani e gatti. E dico sempre che al mattino vado in azienda, guardo le cose necessarie da fare, soprattutto da sempre, da 20 anni a questa parte, da quando ho iniziato l'attività politica. Io ho svolto il ruolo amministrativo di rappresentare le istanze dei nostri concittadini
ed io quel mattino vado presto nella mia struttura, nella mia azienda, per vedere le cose necessarie, e sto con gli animali. E poi spesso vado in comune e sto con le bestie. E questo non va bene. Dobbiamo cambiare questa dizione, perché è una grande responsabilità, soprattutto noi adulti che abbiamo, perché ci rivolgiamo soprattutto a voi giovani, nelle scuole, elementari, medie, superiori, università, i ragazzi, le ragazze, i giovani, diciamo, quindi tutto quello che sono i corsi giustissimi di sicurezza stradale, di alimentazione, ce ne sono svariati tantissimi, che se i dirigenti scolastici dovessero dar seguito solo a quelli che sono i vari corsi che ci sono, che vengono proposti, dovreste fare solo quello, non si studia più italiano, matematica, storia, niente di più, no? Quindi c'è tanta necessità, ma molto lo dobbiamo a noi adulti, quindi non dobbiamo rivolgerci solo a voi, ma il mio appello è sicuramente a voi, perché possiate prendere coscienza di quanto noi non abbiamo saputo fare, noi adulti, e quindi questo che non accada mai più. E ringrazio di questa giornata, per queste manifestazioni. Abbiamo poi proseguito a Villa Desideri a lasciare una corona in Olivo, che appunto per la memoria e per il ricordo, e ringrazio il vice sindaco che tanto si è impegnata, per come tutta l'amministrazione, la giunta e i consiglieri comunali, per questa giornata. Ringrazio gli istituti scolastici tutti e tre che avete dato la rappresentanza con i professori e voi ragazzi e voi giovani. Spero che questo momento che voi anche vivete oggi possiate comunque continuarlo nei vostri istituti, nelle vostre scuole. Spero e mi auguro che, se c'è qualcosa che secondo voi è utile trasferire, trasportare anche ai vostri colleghi che oggi non sono qui presenti, alle vostre amiche e ai vostri amici, e pensate che sia cosa buona e giusta fare un ulteriore approfondimento, mi auguro che voi, con la stessa grinta, con la stessa voglia e desiderio che avete di vivere la vostra vita, lo facciate con i vostri insegnanti e loro stessi, che possono fare degli approfondimenti, perché è giusto ascoltarvi e ascoltare, è giusto che gli insegnanti possano sentire ed ascoltare le vostre idee, le vostre preoccupazioni, i vostri sfoghi, perché questi devono essere approfondite, devono avere un dibattito anche forte. Ognuno deve portare, non dobbiamo pensare all'appiattimento dell'essere umano, assolutamente no, ognuno con le proprie idee, ognuno democraticamente deve poter mettere sul tavolo la propria idea, deve però democraticamente accettare anche l'idea inversa, e probabilmente c'è qualcosa che mi convince e quando esco da questa stanza cambio idea anche io, perché ho avuto un ulteriore incremento delle mie idee. Ma se non l'ho avuto, pazienza, rispetto a quell'altrui, mai con la violenza. Mai, 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 nessun tipo di violenza può essere giustificabile, chiunque la pratica ha già perso, è un perdente e deve essere umiliato da se stesso o da se stessa. Non ce ne può essere una ragione valida. Quindi io mi lascio poi al proseguo della mattinata con gli interventi che ci saranno, che potranno illustrare questa giornata del 10 febbraio. Magari, se c'è possibilità, anche che possiate ascoltare qualche ragazzo o qualche ragazza, se del caso, dopo aver ascoltato quelli meno ragazzi e meno ragazzi che stanno a questo tavolo, tutte ragazze perché è l'unico maschietto su io, quindi parlo subito, dopo aver ascoltato magari una domanda, un quesito, un approfondimento, iniziate già da oggi, ascoltate, sentite e poi dite la vostra. Sicuramente sarà piacevole per loro ascoltare che cosa voi avete in mente, che cosa avete pensato a tutt'oggi, e un approfondimento e le loro risposte. E le risposte non sono sentenze, sono idee. Il loro pensiero è quello che hanno vissuto nella propria vita, è quello che hanno studiato, è quello che hanno, e lo mettono a disposizione, e lo devono mettere a disposizione di quelle persone più giovani. E quindi è un confronto. Chissà che probabilmente qualcuno di loro esca qui e dica: beh, nonostante non ho più 18 anni, ne ho 28, 30, lei Sabrina 80, 20 anni, 25 anni, nonostante che sono giovane, sono le anziane, nonostante che sono molto giovani, probabilmente potrebbero prendere un'idea in più, un qualcosa in più. Non è detto che non possa succedere, no? L'importante è che c'è un confronto, e l'importante è che ci si parli. Questa è la cosa che mi auguro.
Quindi buon proseguimento di giornata e grazie ancora per la vostra partecipazione a questo importante momento della nostra vita. Grazie.